Amici della Brotherhood Italian Gaming, benvenuti in questo nuovo episodio parla male. Su CK3 e lei caga. Infatti, peggio. Non ha mai fatto una cosa del genere. E lei caga peggio. Oggi ho preso un francese nel The verità. Nirvana is a New Valhalla con Dov'era l'Ovesfalda, il gran consiglio che rompe i coglioni, e li andiamo a salutare il signor Attila, il signor Vernizzi, il signor Backfield e il signor Flack. Buonasera. 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 Anche signore, stasera Alzheimer. Nello scorso episodio abbiamo salutato in ritardo i fini economisti, cosa che non faremo in questo, quindi andiamoli subito a salutare. Subito, dammi un secondo. Ci abbiamo i ritardatari della fresca. Vediamo. Vai, vestiti le persone. Vai. Più forti che sono rimaste fino a quest'ora. Qua. Oh, esatto. Eccoli qua, andiamo veri a salutarli, eroi. Veri eroi, andiamo a salutare il signor Argo, il signor Algo, il signor Artos, il signor Alex, il signor Franco Riucco, il signor Gian, il signor Gianmarco, il signor Giovanni, il signor Nicola, il signor Pio Lirussi, lo Sciur Bella Vita, il dottor Beri, il signor Toast Bruciato. Signori, serata particolare, serata sudata, vediamo di toglierci un po' di soddisfazione con questo pezzo de fango di Re Dov'era l'Ovesfalda, il meritevole di Ian Caverni Scopace. Il nome è un programma. Avrei però, dica, avrei una mozione per rinominare il santo signor Beri. Il santo signor Beri, santo signor Beri, chiamiamolo così. Santo, 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 santo è il suo nome. Signori, il nostro surfista sta cercando di prendere delle rivendicazioni, quindi lo lasciamo fare. Nel mentre noi stavamo cercando di ammazzare il nostro fratello, no, ce l'abbiamo fatta. No, dobbiamo ammazzare questa. Calmi. 95%. Ormai ci abbiamo preso gusto. Ormai ci abbiamo preso gusto, signore. Questa la fallirai, lo sai, il 95%. Ma sai, di solito è il primo che diventa, che è difficile. Dobbiamo fare una carneficina qua. Dobbiamo fare una carneficina. Reputazione per la perfidia. La madonna, che cazzo. Perché sono perfido? Che cazzo è mio figlio? Un altro bambino. Mannaggia. Marula Ganga. Marula Ganga, posso dire che il nome è perfetto. Perfetto. Non ho niente da aggiungere. Vostro onore, non ho altre domande. Che cazzo vuoi dire? Cioè? Esatto. Tra l'altro, dobbiamo dare pure dei terreni a questi scappati di casa. Quindi, a Marula Ganga? A Marula Ganga. Allora, ricordiamoci che l'impero è l'impero del Deccan. E quindi dobbiamo picchiare questi cani di merda. Questi cani. Ma c'ha le rivendicazioni perché sei un indiano. Esatto, perché sono mezzo indiano. Sì, ma infatti adesso mi riconverto al nonrenismo. Guarda, riconvertiamoci al nonrenismo. Mi sono rotto le palle. Altre fedi. Basta, sono rotto i coglioni. Dov'è? Sì, ma la religione puoi lasciare quello e te frega. Asatru, convertiti alla fede. Non posso. Quanto? Ma quanto? Quanto? 100.000 di fede. Cosa? Perché? No, perché condannatelo? Ma no. No, lui può fare quello che vuole. Cioè, assolutamente. Lo difendo pubblicamente anche a costo di mettere a rischio me stesso. Mi sembra too much. È morta Samantha? Che c'è? Chi è morta? Samantha? La tizia è morta. Morta. Una coniuge o la tizia? No, è la coniuge, mi sa. No, Samantha. È la coniuge, mi sa. Morta la coniuge. Ci prendiamo Amritikala. Vieni qua, Amritikala. Eccola qua, Kundaka Devi. Devo dire che posso dire. 100 euro mi devi. Questo mix è straordinario, possiamo dire. Esatto, cioè, i nomi sono migliori dei nostri. Assolutamente sì. Lettere libertà proprio. Assolutamente sì. No, la leggenda promossa non possedo. Attenzione, possiamo diffondere una leggenda, non è nostra, non ci interessa. Allora, cagati addosso. Incarico del mio, sì, tutto il ducato di Sindar sarà mio. Grande! Ero ducato.
Sei un prete scandaloso. Tra l'altro, quale cazzo è il Ducato di Sinda? Che se siamo presi? Ah, cioè, questo qua. Quasi tutto Talib. Bello. Manca l'ultimo Ducato. Bello. Eh beh, tanto possiamo farne una volta. Quindi possiamo mandarlo. Allora, qua abbiamo tutto già rivendicato. Qua li mortacci vostri. Questo abbiamo praticamente tutto rivendicato. Rivendichiamo qua. Colanadun. Cominciamo ad andare anche sotto. Va? Un pezzo era nostro un giorno. Cioè... Esatto. Sì. Hai rotto il cazzo questa mappa. Oh. Tangadur. Oh, signori, andiamo a far vedere sti cazzo di elefanti. No, perché? Sopportiamo lo stress. Non voglio diventare un ubriaco. Ah, non vuoi bere? Allora, Talid. Inizi fa ricevono tutti quella fine. Eccolo qua, il dottor Talid, le tue rivendicazioni. La causa di morte di tutti i vermi. Il Raj di Sinda, signori, si va in guerra. Così all'improvviso. Facciamo sto show d'elefanti. Non vado troppo avanti perché. Il circo fai. Ho sentito un elefante che è entrato. Esattamente. Facciamo sto show di elefanti e chiamiamo pure i nostri alleati. Allora, tu. Un Vrapal, tu che hai la faccia da scemo. Rivendicazione Scopaverni su Raj Rattapan. Ma che è Scopaverni? E che il caso Scopaverni? Che cazzo è? Il regno. Il regno, sì, era. Ma non era. Ah, l'aggettivo è Scopaverni. Vedi. L'aggettivo è Scopaverni. Allora, tu hai un po' di ominidi. I nostri. Noi abbiamo dei generali di merda. No, tu sei bravo. Non è vero, guerriero. Parla per te, poi. Tu sei bravo. È pure un. Come cazzo si è? È un Vernizzi pezzo di fan. Quella famiglia lì. Eccellente. Guardate. Vediamo se funzionano come nei Total War. E potevi farlo a 6. È il momento di una bella rivolta contadina vecchio stile. Diciamo che ci abbiamo preso la mano. E voilà! E anche questo è andato, signori. Ah, ottimo. Ma tutti questi i contadini. Questi si staranno chiedendo: ma sti contadini, ma abbiamo un problema dei contadini qua. Cioè, facciamo qualcosa? Un altro contadino. È un altro contadino. E noi, intanto. Attenzione. Ma sì, la vostra richiesta tolta in nome di Vishnu, vieni qua, amico mio. In nome di Vishnu. E da 700 fresche. Assediamo. Loro intanto, no, ci hanno ripensato, tornano indietro. Non si sa. Sempre andavo io. Non si sa neanche loro quello che vogliono fare. Che vogliono fare? O comunque quella città la assediano tutti. Sì, sì, è il posto preferito di tutti gli eserciti del mondo. Ci saranno gli alberi di figa lì dentro. Cioè, allora, un lavoro ben fatto. Pure un più 25%. No, sai cosa c'è? L'allevamento di elefanti. Ecco. Noi intanto li andiamo a picchiare, così. Chiedi di promuovere la leggenda, non ti inculo di Striscio. Il tizio che viene a vendere i suoi libri. Botte da orbi, signore. Guarda gli elefanti. Infliggono 95% di danno poiché sono contrastati. E poi... E voilà. Poi dobbiamo reclutare anche la nuova Caledonia. La nuova Caledonia. Cioè, contrastati facciamo il 95%. Esatto. Dobbiamo reclutare anche il nuovo... Cioè, io direi di toglierci Vigmen. Perché ci abbiamo i... Tutti elefanti. I Lenkas. Guarda che belli. Tutti elefanti. Veterani variaghi e Lenkas. Sono più forti. Figa, 50 di danno, 26 allora, difesa. Okay. Costano pure un'anima di Vishnu. Ci sta. Attenzione! La natura selvaggia può essere un posto davvero pericoloso. Stravagante, no. Abbiamo voluto cambiare. Qua intanto nostra moglie un'altra volta incinta. Ma ci deve riuscire prima. E voilà. Eppure questo. Visto che mano in mano con calma si scanna tutto. Poi abbiamo lui. Vai, amico mio. Piomutr. Questo è de Bari, sicuro. Questo 95% così di default. Quando sblocchi poi il doppio complotto ti metti già avanti a quel modo. Guarda come tornano là. Niente, lui già.
sono attratti. Anche l'altra, o quanto scopa sto tizio, ha rotto i coglioni. Vabbè, c'hai 7 conti. Fate. Ho capito, però ho deve capito, anche non può soffrire di impotenza come tutti, no? Deve rompere i coglioni. Oddio, allora, che sta succedendo lassù? Super, si stanno picchiando in un'altra guerra, un'altra guerra. Eccolo qua, un altro maschio, ovviamente, puttana bastarda. Grimr. Grimr è per... Come lo chiamiamo? Gvenuno. Ah, ce l'ho. Franco. Lo chiamiamo Tacci Tua. Tacci Tua è bello. Ah no, l'hanno sconfitto, quindi torniamocene. Torna indietro, imbecille. Torna indietro, imbecille. Vogliono la gloria. È tornato indietro, meno male che è tornato indietro. Andiamo ad Asphalt. Questa cosa che deve per forza a un certo punto andare nell'altro tile mi fa sempre ridere. Cioè, stai marciando a piedi. Devi arrivare per forza, esatto, più avanti. No, non ci si può fermare. Esatto. Buon appetito. Ah, lui lo facciamo col veleno, vedi. E voilà. Cosa c'è nella mia lista oggi? Niente, ci fa perdere stress ammazzare gente. Molto bene. Molto bene. Oh, siamo arrivati ai bambini. Bene. Eccoci qua. Siamo arrivati ai bambini. Siamo arrivati a quel punto. Siamo arrivati a quel punto, a quel fatidico. Ma adesso comincia a spingere giù dalle scale. Abbiamo un altro figlio maschio. Mahinda lo vogliono chiamare. Come lo chiamiamo? Guarda, 11 figli. E nessun nonno. 11 figli. Nessun nonno. Il no. 11 figli, i mortacci tua pernizia di quando non te fai mai i cazzi tua. 11 figli. 11 figli. Ma ha fatto un sovrano felice proprio. Mica sono tutti figli di pernizia. Tutte lì della famiglia. Vai. Abbiamo un po' di stress in cambio di pensieri macabri. Vai, signori, come si viaggia? Come si viaggia? Ma poi scusami, vuoi mettere avere tutto questo manpower in più? Non si fa così il manpower, però. Eh no. Andiamo a picchiare questo. E come si fa il manpower se non... Come sta facendo lui? Bruciaie! Bruciaie. Cagaci sopra. Impone le richieste. Ah. Allora, abbiamo pochissimo prestigio. Ah. Sì. Abbiamo pochissimo. Ma perché mi ha dato queste cose? Ma perché? Ma chi cazzo te vuole? Ah, guarda qua. Ma puoi revocare, non credo. L'autorità della corona. L'autorità della corona. altra gente da uccidere, mi sa. Una nuova dov'era Rosa? No, non lo posso accettare. Questo sarà il prossimo erede. Sì, questo dov'era sarà il prossimo erede. Sì. Chiedono Gondon bucato. Il Gondon bucato non si può accettare. Dai, il prossimo erede, come lo chiamiamo? Lo chiamiamo così, facciamo un mix. Prossimo erede, chiedo il prossimo erede. Ma no! Ma perché siamo finiti? È finito. Allora, è un disastro. Io volevo prendere queste terre per darle... ai figli. Tanto nasceranno altre persone, gli daremo questi nomi, signori. Se ti dirò stesso, pure se ci ha fatto fare il bando, ci ha fatto aprire il bando al popolo. Rattapandi dov'è? Ah, è questo Rattapandi. Siete troppo educati. Sì, lo so che siamo troppo educati, ma non posso revocare. Dobbiamo fare prestigio, signori. Dobbiamo fare prestigio, quindi è arrivato il momento vai a caccia. Di andare a caccia. Caccia. Veto falconeria. Porca vera, ma perché? Perché? Perché rompi il cazzo? Facciamo meno prestigio con falconeria, brutto coglione. È che lui è... Mannaggia a te e al tuo dio. Devo spendere più fresca perché Vernizia è un ciarlatano. Ma ci stai il falco da quelle parti? No, non c'è neanche. Vai, ammazziamo sto stronzo. Aia, vai. Attenzione. Stanno del tentato omicidio. No.
Ci hanno scoperto? No. Sì. Guarda il complotto, il 95% non è entrato. No, non è entrato. Un'altra volta incinta nostra moglie. Mortacci vostri, oh. Ci ritroveremo con una città. Una città ci ritroveremo, con una fottutissima città. Guarda, mediocre, mediocre, mediocre. No, smetti, tu sei mediocre. Ah, davanti alla fresca sta spendendo. Mortacci tua. Oh, c'è un uccello sul braccio. Il sartista. Che vista sta sempre in mezzo. Dai, una piuma, guarda che bella. Bella piuma de merda. No! Continua, eh. Oh, però guarda, è servito alla fine. Visto, oh, si è lamentato tutto sto tempo. Ale. Esatto. Ale. Madonna. Revoca titolo. Arrivederci. Cioè, sta per forza. Poi, tu sei in galera? Madonna. Ma povera, perché? Ma che cosa cazzo è? No. Un regno di bambine questo? Ma che cazzo è? Un regno retto da bambine? Adesso non puoi fare nulla. Sì, 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 adesso revochiamo il tiro. Faccio, faccio tirannia. Ma se aspetta, se lo vedo bene. Se muoiono, viene a te, giusto? È che non hanno eredi loro. Non lo so, non lo credo, so, non credo. Cosa? Vediamo. Erede primario è questa qua. Questa qua si eredita una vicenda. Beh, però possiamo provare, eh. Appena ammazzato. Appena. Vabbè, intanto. Allora, chi è il primo bambino? C'era quello che potevi fare due cose. Principe Sweet. Che non l'ho ancora sbloccato. È Sweet Home Alabama, lui. Ah, Sweet Home Alabama. Chi è? Becca. Guarda che è forte, eh. Forte. Beccate questo, intanto. Poi adesso. Oh, hai rotto il cazzo questa misura. Poi dopo te do tutto il resto. Così incominciamo. Tanto, finiamo ad ammazzare questo qua. Ma prendimi tutto il ducato, surfista del cazzo. Dai, su. Che tra l'altro si è fatto crescere qui baffi a manubrio. Una nuova fiamma, attenzione. Diventiamo esigenti in amore. Sì, dai. Una bambina, meno male. Ah, attenzione, meno questa male. Si chiama Mitridateson. Mitridateson. Bitchum. Bitchum, così? M finale. Sì. Però va bene così. È più, più verace. Nomi completamente a cazzo. Per adesso è... Un addestratore di uccelli potrebbe consegnarlo come regalo. Vai, andiamo in storia. Dai, abbiamo ottenuto un piccione viaggiatore. Che tutti sappiano chi è il traditore. Sì, infame che ammazzi la gente. Non si fa cattivo. Non si fa. Lui che ne ha ammazzati 10. Buon appetito. E anche questo tra se cui ne è andato. Il veleno al bambino. E anche questo se ne è andato. Adesso incominciano le... È pre-atletica. Ah, vedi. Atletica. Vabbè, senti, come incominciamo queste bambine qua. Allora, omicidio. Mamma mia. Vai. Cioè, queste parole così, senza vedere il gioco, è brutto. È brutto. Possiamo invitare, vediamo. Fuori contesto sarebbe terrificante. Tieni, ti corrompo. Adesso facciamo le bambine. Omicidio. Che cazzo è questa? Il saggio. Va bene, sì. Vieni, vieni. Sa qualcosa questa. Vieni, saggio di merda. Possiedi troppi ducati. Lo so, non devi. Ah, e tu che cazzo sei? Si può sposare. Viene questa. Quanto mi interessa del tuo matrimonio. Che cazzo sei? Allora, abbiamo delle fazioni pericolose di contadinacci bastardi. Vabbè. Sono quei famosi contadini che sì. Non paghi. Vabbè, intanto spendiamo un po' di fresca, va? Prendiamo un po' di fresca a Bollywood. Allora, vai. Miglioriamo l'ospizio alla grandissima. Qui miglioriamo la silvicoltura alla grandissima. E qui miglioriamo mura e torri. Olè. E la fresca è andata. Principe Pipino non è più guarda. No, è morto Pipino. Adesso c'è Pipinosson. Pipinosson. Adesso c'è Pipinosson. Chi è il più bel maresciallo qua? Riassegna perché tu fai schifo. Manco per me. 10. Mettiamo il nostro erede.
anche lui, anche lui sarà un fine complottore, fine complottista, fine complottore. Che splendida notizia. Intanto, però, intanto Marco Pisellone dov'è? È tu che bambino, e voilà, arriverà il momento di Marco Pisellone. Maraluganga Kamir, vai, abbiamo torturato nostro figlio, ma perché? Cosa? No, è un errore di traduzione, evidentemente. Chiedi di promuovere la leggenda, non ti conosco. È sempre lui, eh. Una tragedia davvero, e voilà, e una è andata. Poi, altezza pericolosa. Se muori te, eredita tutto lei, ok, perfetto. No, imprigiona. Omicidio. Perfetto, amico mio. Perfetto. Perfetto. Dobbiamo sbloccare. A parte che focus sulla tentazione. Ah, doppia no. Pianificazione era. Doppia pianificazione dove si sì, qua. Intanto adesso vai sull'inganno adesso. Sì, perché, adesso perché era sulla tentazione? Perché sto stronzo in automatico. Non è vero, qui mi ricordo di Vernizzi. È vero, un velo di Vernizzi del pezzo de fango. C'è la bella cosa, non se lo ricorda Marco. Vai, diamosi pure paura, va, andiamo sull'intimidazione. Manco se lo ricorda, capito? Sto pezzo de fango. Bellissimo. Manco se lo ricorda, i vedi di merda che mette, manco se li ricorda. ma perché io li faccio con il cuore, non con la mente. Tu li fai con il culo, non con il cuore. Però anche lei, bello di cuore, ha detto, vabbè, ma sarà stato il gioco che ha fatto. Contadini dei miei coglioni. E voilà. Pestati degli elefanti. Poveri. Tu fai schifo. Sta piangendo, infatti. Sei inutile, non ci interessi. Ottieni 24 paura, perfetto. Sei no, sadico, quindi meno 23 stress. Perfetto. A lui non deve bere, signori. Lui basta che ammazza, non ci serve bere. Appiccia tutto, mi frega un cazzo. Ci frega solamente adesso, incomincio a ammazzare anche i regnanti vicini, così destabilizzo tutto. Sarebbe un momento straordinario se solo il nostro coglionazzo facesse il suo lavoro bene. Il nostro surfista facesse il suo lavoro. Una tragedia davvero. E voilà, e anche questa siamo torta dalle palle. Ora ha ereditato tutto lei e no, niente, c'è sto stronzo. Chi cazzo è sto stronzo? Ma dai. No, va a finire la stupra, porca troia. Vabbè. Salva la... Vabbè, mo puoi solamente una bambina minare. Sì. Imprigiona. Un atto di tirannia. Facciamo le cose fatte bene. Cazzo devo scoprire su sta ragazzina? Che cosa devo scoprire su sta ragazzina? No, vabbè, ma io che non lo dico. Ma quanta tirannia c'è? Te se butta tirannia, prendiamo un po'. Un bel po', un po'. Devi togliere 3 di queste cose, un po'. No, una volta che domanda, se ammazzi il tipo a chi eredita? Proviamo. Uscirà un'altra testa da qualche parte. Però prova. Via. Vabbè, ma è vero che in India ce ne sono tanti, però poi finiranno. Anche perché la sua famiglia è morta. Dopo tutti i lombi. Qua poi ne abbiamo 3 perché questi niente, uno si distrae un attimo, c'ha altri 2 ragazzini da ammazzare. Porca la puttana. E continuerà, non è che... Una roba incredibile. Uccidiamo allegramente. No, non è più la mia guardia. Paga riscatto. Sì, via destra tizia. Non voglio più bere. Allora, i nostri encomi. Encomi inattivi. Sì. Vai. Mettili, questo è importante. L'efficacia del... Vai con gli encomi. Come Atia? No, sono importanti gli encomi per l'efficacia. Buon appetito, Billama. Te pareva. Non vuole mangiare. E te pareva. Chi è? Basta!
Allora, facciamo una bella cosa. Dove è la pubblicità, scusa, eh. Vediamo che io posso invitare un sacco di gente qua. No, lui sta a posto. Vai. Vedi, così non te lo dà. Tanto ci sarà quel 5% di trombe. L'esecuzione pubblica dovrebbe essere lente e soprattutto ci dà esecuzioni torrificanti. Presenza obbligata nelle esecuzioni, opinione popolare, fa in modo che le esecuzioni siano più numerose. Giustizia severa. Bellissimo. È bello il fatto che diventa obbligatorio. Esecuzioni pubbliche. Più numerose, dai. Ah, beh, c'è quella lente. Non avevo dubbi. Lei se ne andrà entro domani, cacciamo gente perché nostra moglie gli rode il culo. Vabbè. Ditemi quale delle nostre moglie? Non lo so. Dai, con te, Marai, ho tenuto mercante minacciato. Ancora lui? O lui o me? Sì. Ah, è stato infedele. Basta! Lui. Sì, lo ammazzo. Però ti adesso. Paga di più, lo da ammazzo 50 sto vecchio. Da 140. Adesso sto vecchio lo ammazzo. Pronto a tutto. Vai, siamo pronti a tutto. Mi pare evidente che siamo pronti a tutto. Migliori, allora, migliori. Qua, castello numero 3, ovviamente non possiamo farlo, qua è tutto al massimo. Il coso qua, grande, niente, non c'è. Qua abbiamo un nuovo coso. Cosa facciamo? Fattorie collinari, campi amici, scuderie, fabbri, loggi di guerrieri. Io direi che possiamo fare tranquillamente i fabbri. O le fattorie collinari. Prima? Fattorie collinari. Allora fai quello che ti pare. Sì, ho esattamente fatto quel che mi pare. Eresia. È un'eresia. Pallo. Oh là. E questo è andato. Mo chi eredita qua? Chi eredita tutto questo putpurri? Un altro stronzo. Dove sta? Ah no, guarda, c'è tutta sta sfilza di gente che eredita. Però rimane comunque interno. C'è tutta sta sfilza di gente. Lei si sta ammazzando da sola. Vabbè, senti, intanto facciamo così. Diamogli una mano. Invita gente pure. È tempo di porgere la mia vita reale. Non voglio fare il burattino. Esatto. No. Questa cosa deve finire. No, coltiviamola. Ah, attenzione. Prendete quest'ora, assumete voi stessi i cacciatori. Vai. Bravo ragazzo. Mostro ucciso. Siamo tutti oppressi dai rischi della guerra, ovviamente. La gestione non è abbastanza. La nostra nobiltà deve essere dracca-vacca. Mi pare chiaro. La nostra nobiltà deve essere dracca-vacca. Dracca-vacca. Mio ma caro, hai baciato un uomo vero? Diventa un adultero calcolatore. Backfield, hai baciato un uomo. Complimenti. Diceva che era più esigente. Una puntata ad ammazzare gente, una puntata alla Vernizzi. Ma sì. Mancano solo le atomiche. Vabbè, quello in ogni gioco c'è una cosa diversa, capito? Dove lei distrugge tutto. Esatto. Io mandassi io, prenderei una zona malata, ci mando l'esercito. Sì, ma io adesso mi sono rotto il cazzo, gli levo col titolo e prendo, cioè, la metto in prigione. Sì. Ma non puoi fare, non è sbloccato per il rapimento. Non ancora. Buon appetito. Olè. Che abbiamo qua adesso? L'erede è su sorella. Stiamo sterminando una dinastia. Bene. Era quello che volevo. Benissimo. Stiamo sterminando una fottuta dinastia. Intanto l'altra figlia. Ma mi vuoi dare il ducato? Il ducato? Non ce la farà mai. Allora, appena sblocchi il rapimento, rapiamo il re di Francia. E perché lui di Francia? Ma chi se ne frega? Esiste ancora la Francia. Che è sta roba? Cercatori di gloria, cioè, ci darebbero un esercito di 175 uscarli. Bah, fanno bene, fanno comodo, dai.
Adesso stanno qua, vedi? Veterani brizzolati. Che belli. Ah, però. Dov'è sta malattia di merda? Qua. Qua. E si espanderà. Qua. Ma certo si espanderà, verrà a romperli. Che malattia è? Mandaci i veterani brizzolati. È il vaiolo di Gondor. Il vaiolo di Gondor. Dove era Gondor quando il vaiolo? Mo questa veramente rossa vecchia del merda ha rotto il cazzo, però, eh. Non gli va bene nessuno a corte, sta rompendo i coglioni su tutti. Chi cazzo è questo? Ah, e tu chi cazzo sei? Hanno dato una... Il principe è tu, sì, che chi cazzo sei? Il... Ha fatto il figlio, fatto il tuo nipote. Raggi. Marco Pisellonio volevano. Nipote? Sì. Marco Pisellonio sono. Sì, va bene Marco, non fa niente. Ne sia stilistico, pure se sbaglia. Molto bene. Attenzione. La natura selvaggia è pericolosa. Sì, la natura selvaggia è pericolosa. Ora, chi altro membro della tua famiglia c'è qua? Asora. Lei, poi ci sarà. Ah, lui è di un'altra. Di una, ha il figlio. È suo figlio. È suo figlio, vedi. È suo figlio, vedi. Hola. Vai, cominciamo. Cominciamo pure ad ammazzare questa. Vediamo fin dove arriverà. Fin dove arriverà. Ah, qua. C'è da mi sa che puoi attaccare di nuovo il tizio con l'altro ducato. Ma l'altro ducato non ce l'ho. Sto cercando di rinunciare. No, quello sopra. Sto quello cercando... sopra. E non ce l'ho il ducato. C'ho solo sto territorio di merda qua. Ah, Talid non c'hai. Non c'ho altri ducati. No, dobbiamo rivendicare questo. Parlatemi di voi. Parliamo con quella che dobbiamo ammazzare. Parliamoci. Allora. Qua siamo tutti... Tutto sbagliato. Ah no, tu non convertire la fede. Fai quello che devi fare. Ole, rapitore. E voilà. Prerogativa reale. Nostra cosa tipica, la prerogativa reale. Vediamo se riusciamo ad ammazzare questo qua. La contessina. 2 mesi, buon appetito, e voilà. E adesso c'è l'altro figlio, signori, ma questo complotto sarà oggetto della prossima puntata. L'erede primario mo il padre. Poi c'è un altro figlio. Questo, ah no, vedi, siamo finiti, perché poi il padre si eredita col figlio, il figlio si eredita col padre, dovrebbero essere finiti. Quante, eccole qua, guardate quest'uomo, ecco quello che ha fatto quest'uomo. Bella statistica. Eccolo qua. Ma una cosa onesta. Una bella statistica. Signori, ma per questa puntata di omicidi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti! A tutti! Ciao, ciao.